Malattia del Parkinson ed in particolare cura dei sintomi. Affronteremo questo argomento, lo approfondiremo ovviamente con un esperto, informatore medico-scientifico nell'ambito proprio del Parkinson di Ralph Pharma, nonché titolare dell'azienda PA Medical Service. È con noi il dottor Paolo Vigliano. Dottore, benvenuto. Grazie, bentrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Allora, dottore, cominciamo a dare qualche nozione di cosa, insomma, di come viene a livello medico definito la malattia di Parkinson. Sì, beh, la malattia di Parkinson è una malattia che, ahimè, colpisce circa l'1% della popolazione italiana, che quindi sono circa 600.000 i pazienti in Italia affetti dalla malattia. Ma sono solo 300.000 quelli in terapia. La terapia con il Parkinson purtroppo non è una terapia farmacologica, non è una terapia che cura la malattia, ma che cura i sintomi. Quindi quello che fanno i parkinsonologi è aiutare a migliorare la qualità di vita dei pazienti con i farmaci al momento di utilizzo. Sono Certo, farmaci. anche. Farmaci che sono ormai utilizzati da tempo, sono quasi tutti con brevetto scaduto, ci sono poche novità e anche le pipeline delle aziende farmaceutiche non hanno, ahimè, nuovi prodotti in uscita e con molta probabilità da qui ai prossimi 10 anni useremo ancora gli stessi farmaci. Ora, siccome non abbiamo una cura, ecco che la cura del sintomo diventa il modo attraverso il quale si può riuscire, quantomeno provare, a migliorare la qualità della vita di chi è affetto da questo morbo. E i livelli su cui si può agire sono in realtà più, non solo quello farmacologico. Avete partnership con diverse università proprio che cercano di andare a studiare quelle che sono le migliori strategie per migliorare dalla quotidianità, diciamo, all'extra quotidiano, quella che è la vita di un malato di Parkinson. Eh sì, esattamente così. Il progetto dell'azienda è proprio questo, quello di sviluppare partnership con associazioni pazienti, anche con ovviamente università, centri di ricerca, per sviluppare progetti utili al paziente oggi. La ricerca si può fare nel farmaceutico di due modi, o su nuove molecole, ma questo ha Certo. dei costi importanti, vorrebbero anche tanti anni prima E dei dell'arrivo. tempi, esatto, importante. Dell'arrivo delle scatolette nuove in farmacia, o altrimenti sviluppare con il fatturato che si riesce a ottenere dalla vendita dei prodotti già esistenti dei progetti utili al paziente oggi. Noi ne facciamo diversi, alcune cose sono molto utili nell'ambito della nutrizione. Per esempio. Un aspetto importante della malattia, noi mettiamo a disposizione una consulenza nutrizionale da remoto. Gratuita, sviluppiamo progetti nell'ambito della riabilitazione. Abbiamo partnership con alcuni centri a Voghera, Nord Italia, e i pazienti hanno a disposizione sul nostro sito degli esercizi per la riabilitazione che possono fare tranquillamente, controllati sempre da un esperto. E abbiamo partnership con università per la gestione e il controllo dei sintomi da remoto, con sensori di varia natura, da smartwatch a sensori che si mettono lungo il corpo, insomma, proprio per la gestione migliore del paziente anche quando non è a visita dal medico. Tutto questo lo facciamo sviluppando, ricavando con quello che ricaviamo dalla vendita dei nostri prodotti, che sono prodotti che il paziente usa da anni ormai, ma che hanno un nostro nome e con quale si riconosce grazie al quale poi riusciamo a reinvestire. Certo, e questo sostegno che voi date è un sostegno che va al paziente, ma va anche ovviamente a tutto quello che è il mondo dei caregiver, che spesso sono un po' travolti da una condizione magari che muta all'improvviso nel tempo e che quindi devono rimodulare le loro vite anche in funzione di un familiare, per esempio, malato. Esattamente sì, malattie neurodegenerative sono come questa, come l'Alzheimer, come molte altre, sono malattie che colpiscono sicuramente il malato, ma colpiscono anche tutta la famiglia. Noi per questo abbiamo attivato proprio da poche settimane, 2 settimane fa, un
uno sportello ascolto famiglia con degli psicologi che sono appunto all'ascolto del nucleo familiare, proprio perché l'arrivo della notizia del genere, di una malattia così, è comunque di impatto e cambia la vita al paziente, ma anche a tutti quelli che gli sono intorno. Esatto, quindi l'occhio ai caregiver credo che sia un aspetto importantissimo, così come però da non trascurare quello che fate dal punto di vista dei progetti su attività extra quotidiani che una persona malata di Parkinson può fare grazie proprio al vostro operato. Sì, assolutamente sì, abbiamo attivato dei corsi di Nordic Walking. Allora, lo sport è l'attività che in questo momento, insomma, che molte società scientifiche stanno sviluppando, cioè associare alla cura farmacologica anche l'attività sportiva. Il Nordic Walking è l'attività migliore che il paziente può fare perché il paziente con malattia di Parkinson, perché mette in attività tutti e quattro gli arti. Però c'è anche lo yoga, che è un altro aspetto importante, il Tai Chi. Noi ne sviluppiamo diversi, abbiamo portato i pazienti lo scorso anno nel Parco Nazionale d'Abruzzo a fare Nordic Walking, dal titolo Il Parco incontra il Parkinson, ed è stata una cosa molto divertente perché i pazienti che hanno attraversato anche un ponte tibetano e con lacrime finali di gioia, perché comunque ecco, condividere anche insieme ad altri pazienti, questo è un altro aspetto importante, l'aspetto sociale, Beh, perché è certo. una malattia che tende a chiudere il paziente e peggiora giorno dopo giorno. In realtà invece mettersi a confronto e vedere che il treno che prima era un treno in corsa, adesso non si è fermato, ma ha soltanto rallentato la corsa, ma può comunque andare avanti, è comunque un aspetto importante e noi diamo supporto a questo tipo di attività qua. Ecco, nella sua esperienza proprio, quanto cambia in un contesto sia familiare sia proprio del malato avere a disposizione questo insieme di utilità e servizi che cambiano sicuramente le possibilità di gestione, oltre alle possibilità di vita, perché poi non dimentichiamo che diventa difficile portare un malato a fare sport di questo tipo. Sì, assolutamente sì, però guardi, l'esperienza personale è bellissima, mi ha dato l'opportunità di, con questo lavoro che faccio oggi, insomma da diversi anni ormai, ma rispetto alle aziende precedenti, è proprio questa vicinanza con i pazienti, la possibilità di vedere questa differenza qui, cioè finalmente alcuni pazienti che, insomma, i familiari ci hanno riconosciuto, che finalmente è voluto uscire di casa, è voluto venire, ha voluto fare questo, quell'altro, la nutrizione, ha cominciato a mangiare diversamente, si sente meglio, la riabilitazione, ma anche la stessa attività sportiva, ma anche in palestra. Stiamo attivando dei corsi per dei personal trainer, che non sono assolutamente degli operatori sanitari, ma sicuramente danno una mano a fare delle attività migliori. Il paziente può anche gestire meglio la sua quotidianità con alcuni esercizi. Quindi ecco, quello è sicuramente un aspetto importante anche dal punto di vista sociale e il paziente si sente meglio anche qua. D'altronde la mancanza di dopamina, carenza di dopamina che porta al Parkinson, sicuramente insomma trova giovamento da questo tipo di attività qua. Esattamente, e sono sicura che tra i nostri ascoltatori ci sarà qualcuno che sognava una realtà del genere, perché spesso sentiamo di realtà difficili da gestire perché è difficile avere accesso a queste possibilità di servizio. Sì, beh, sì, mi auguro, me lo auguro. Sono tantissimi comunque ormai i centri Parkinson in Italia che Fortuna. stanno attivando questo tipo di iniziative, proprio perché purtroppo i farmaci sono questi, ma c'è possibilità di migliorare la qualità di vita del paziente molto anche con tutte queste altre attività. Quindi sicuramente se fanno riferimento ai loro centri di cura sapranno che insomma ognuno poi piano piano attiverà la giusta iniziativa. C'è la giornata nazionale del Parkinson, che solitamente è l'ultima domenica di novembre, e in quelle occasioni là tutti gli ospedali organizzano qualcosa per il paziente. Io invito tutti i pazienti a Assolutamente. partecipare ai propri centri cura. Assolutamente. E per chiunque volesse informazioni aggiuntive, nel banner che avete in sovraimpressione ci sono tutti i contatti di riferimento per contattare appunto la struttura Ralph Pharma e poter chiedere informazioni. Grazie.
Dottore, la ringrazio io infinitamente e spero di averla mia ospite nuovamente per andare ad affrontare magari più nel dettaglio qualcuna delle attività, dei servizi che offrite, perché come abbiamo detto, ecco, fanno vedere un respiro di sollievo, mettiamola così. Sì, molto volentieri, ringrazio voi per l'opportunità. Di nuovo, un saluto a tutti i nostri ascoltatori per Medicina Reggio nel Lazio.